Ehi, ciao da Nick di Loreto. Con questo video appunto di oggi vorrei rispondere ad una domanda e a un commento che mi è stato fatto spesso sul fatto che i software che ci consentono di realizzare siti web in maniera assolutamente visuale, cioè senza conoscere un H di linguaggi di programmazione web, se generano appunto un codice cosiddetto pulito o un codice molto sporco, perché in realtà il timore è quello che questi programmi generano un codice sporco e quindi di conseguenza le pagine web generate non vengono assolutamente ben viste dai vari motori di ricerca e da Google soprattutto. Bene, per mia esperienza personale ti posso assicurare che non è così, in quanto sono diversi anni che lavoro con questi programmi. E te ne farò vedere anche un paio di esempi, e le pagine che ho realizzato sono assolutamente indicizzate da Google in primo e poi anche dagli altri motori di ricerca, e ne avrai un paio di esempi. Quindi, detto questo, andiamo subito a vedere gli esempi. Ci vediamo fra un po'. Eccoci allora su Google per vedere il primo degli esempi di cui ti sto parlando. Allora, una parola chiave su cui ho voluto indicizzare la mia pagina web fatta con Web Builder è appunto sito web facile. E adesso andiamo a vedere come è posizionata la mia pagina web riguardo a questa parola chiave. Quindi siamo su Google, siamo in prima pagina, scorriamo le ricerche. Io già l'avevo fatta prima la ricerca, ma adesso la vediamo insieme. Pagina 2. Ecco qui, questo è il nome del mio sito web, della mia pagina web realizzata con Web Builder, e sicuramente questo viso lo riconosci. Clicchiamo per quindi questo sono io, come puoi vedere. Torniamo indietro. E quindi su Google sono in seconda pagina per questa parola chiave. Adesso vediamo su Bing, altro motore di ricerca. Eccolo qua, ecco il risultato, già l'avevo trovato. Qui siamo in terza pagina, come puoi vedere, dei risultati di ricerca web su 17 milioni di risultati. Adesso vediamo su Yahoo, che è l'altro motore di ricerca. Eccola qui, la pagina web. Dunque, vediamo a che pagina siamo qui. I risultati 17 milioni, qui quasi 18 milioni. E in terza pagina anche qui. Adesso facciamo lo stesso esperimento, facciamo la stessa ricerca per un'altra parola chiave su cui avevo posizionato una precedente pagina web. Questa è la keyword, circa 10 milioni di risultati. Dunque, vediamo un po', eccola qui. Qui sono addirittura in prima pagina su Google. Questo è il nome della keyword. Scusa, questo è il nome della pagina web, il nome del dominio. Clicchiamo così tu possa sapere che sono io. Eccomi qua. Questa pagina l'ho realizzata più di un anno fa e ancora, diciamo, è ben posizionata. Adesso andiamo a vedere, facciamo la stessa ricerca su Bing. Anche qui in prima pagina sono circa 8 milioni di risultati. Anche questa è una pagina, ti ripeto, realizzata con Web Builder, programma visuale al 100%. Come realizzare un puzzle. E adesso vediamo con Yahoo. Eccoci qui, e come vedi sempre in prima pagina, il nome a dominio è sempre lo stesso, con circa 8 milioni di risultati, e poi ovviamente ci sono anche altri risultati. Eccoci allora, dopo questi brevissimi esempi, cioè con questi brevissimi esempi spero di aver chiarito il dubbio, se ne avevi qualcuno, sul fatto dell'assoluta funzionalità, dell'assoluta efficacia di questi programmi nel generare pagine web che comunque sono ben viste e ben accette, ben indicizzate anche non solo da Google, anche dagli altri motori di ricerca.
Ciao, un arrivederci a presto da Nick, magari ci vediamo su YouTube, su Facebook, e un saluto quindi qui da Sulmona, la città dove vivo adesso, e ti lascio con una bella veduta su questo splendido parco, diciamo, dove mi trovo, e quindi alla prossima, ciao!